politica e lavoro è tutto un giro d'affari. Comunque una persona che ha sempre lavorato duro, una persona che ha sempre, diciamo, che si è sempre impegnato al massimo. L'indagine a carico di Gianluca Gemelli, accusato di influenze illecite dalla procura di Potenza, sta dividendo Augusta, la città in cui è nato e dove ha sede il suo colosso del settore dei rifiuti, che sarebbe stato favorito nella partecipazione agli appalti della Total. Ma chi è questo giovane siciliano sotto inchiesta che ha fatto dimettere la sua compagna, l'ex ministro dello sviluppo economico Federica Guidi? Gemelli è un imprenditore che evidentemente ha saputo ben muoversi nel campo della politica, non solo per la vicinanza alla sua compagna e ministra, ma anche perché è riuscito attraverso questi collegamenti a farsi una sua posizione. L'azienda di Gemelli opera nell'indotto del complesso petrolchimico di Augusta, il più grande d'Europa, ma è sull'attività dell'autorità portuale che si concentrano le attenzioni dei magistrati e si incrociano i ruoli di Gemelli, di imprenditore e commissario di Confindustria Siracusa. Gemelli era funzionale a un determinato sistema. Marcegaglia ha interessi nei rifiuti, ha interessi con la società Oikoten nella creazione di discariche per rifiuti pericolosi, e Augusta, il porto di Augusta, doveva essere la sede di uno di queste discariche. Sul sito del gruppo Marcegaglia si legge proprio della progettazione di una discarica da Augusta, ma Emma Marcegaglia non risulta indagata. Di possibili affari ci parla anche Francesco Siracusano, l'ex presidente di Confindustria, sostituito prima con un imputato e poi con Gemelli. Abbiamo di scelte, come dire, verticistiche, per cui dice quello mi garantisce, quello non mi garantisce, quello è amico mio, perché nell'associazione così abbiamo certe scelte.